Il ritorno del People's Poker Tour a Campione era un successo annunciato, ma è andato ancora al di là delle aspettative. Ne parliamo con Maurizio Guerra, skill manager di Microgame e grande artefice di questa partnership che ha prodotto il record di iscritti per questo primo PPT del 2016. Maurizio, soddisfatto? Con una bella giornata di sole, direi che su tutto questo PPT, insomma, il sole c'è stato e come? Beh sì. Decisamente siamo molto soddisfatti per un evento che si era annunciato di successo, ma sicuramente è andato oltre le nostre più rosee aspettative. Il PP Tour è giunto alla 29esima tappa e al 7° anno. Credo che sia il circuito più longevo della storia del poker italiano ed è un brand ancora di successo, perché se a distanza di 7 anni abbiamo ancora 674 giocatori che lo vengono a fare, direi che è una cosa meravigliosa. Ci dà ancora più soddisfazione che siamo probabilmente gli unici a non mettere un montepremi garantito. Ci piace focalizzarci su altri aspetti, sul come trattiamo il giocatore, sulla possibilità di offrirgli una serie di servizi di contorno, una serie di servizi che secondo me sono amati dai giocatori e che a un certo punto hanno forse lo stesso livello di attrattiva di un garantito. Sembra davvero un torneo d'altri tempi. Prima, quando c'è stato il boom del poker, in Italia ce n'erano tanti tornei come questo, e invece praticamente adesso soltanto PPT resiste con questa formula, con questa struttura, con queste caratteristiche extra tavolo ed extra prize pool, diciamo così. In un momento di crisi del poker online e per certi versi anche del poker live, Campione e PPT sono due eccezioni se si mettono insieme. Sicuramente Campione ha fatto del poker un veicolo per riuscire ad attrarre una massa di giocatori che gli ha consentito in questi anni, credo, di essere il secondo casinò in Europa adesso. E noi abbiamo scelto una strada ben precisa di focalizzarci su una base di giocatori che vuole, anche spendendo poco, anche nel mondo dell'online, da noi con 5-10 euro ti fai un evento con degli ottimi garantiti e con delle strutture molto orizzontali che consentono quindi di giocare, di passare il tempo con una bassa spesa. Il prossimo obiettivo o i piani del prossimo futuro di PPT quali sono? La prossima edizione è la numero 30. Allora, non so ancora dirti dove sarà l'edizione numero 30. Posso dirti con assoluta certezza che torneremo qui a lavorare insieme ancora. Se sarà la 30 o la 31, questo non lo so. La formula che continueremo a mantenere è quella dei qualificati dell'online con un satellite da 15 euro in cui offriamo l'intera ospitalità e il buy-in. Io mi sono innamorato del poker nel 2002-2003 con la storia di Money Makers, che con un satellite da 27 dollari ha vinto il main event, e per me questa rimane ancora la forza principale per un giocatore. Qui ci sono in sala dei giocatori che partendo addirittura da dei satelliti da 3 euro sono qui che per giocare su una prima moneta da 67.000, ed è una cosa, è una storia che va veicolata, e questo è il poker in Italia, è questo che va comunicato. È la maniera migliore per far sì che il poker possa continuare a essere amato dai nostri giocatori e promuovere questo modello qui, il modello del poker per passione, che con pochi euro consente di vivere un'esperienza di vita come può essere meravigliosa, come quella di un torneo da 600 e passa persone. Complimenti Maurizio. Grazie a voi e complimenti soprattutto alla vostra organizzazione, che è stata fantastica in tutto. Grazie.